Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Docenti alle scuole superiori, Andrea De Miglio, da sempre mosso da un entusiasmo contagioso che lo porta ad aiutare le persone in difficoltà. Presidente dell'Associazione Culturale Clemente De Cesaris, ogni notte percorre le vie di Pescara e dintorni per accompagnare i senza tetto che dimorano in strada nei dormitori. De Miglio fa un appello però al comune e alle altre associazioni di volontariato affinché il dormitorio comunale di Vialago Sant'Angelo, chiuso lo scorso 28 febbraio, possa restare aperto, magari anche con l'arrivo della primavera, visto che d'altronde la casa non ha stagione. Sì, la proposta è un appello rivolto a cittadini, associazioni di volontariato, ma anche ai partiti, ai movimenti della sinistra, per esempio. Chiunque creda nei valori della solidarietà, eccetera, uniamo le forze e chiediamo all'assessore Allegrino di riaprire il rifugio comunale. In particolare, ogni associazione potrebbe fare, per esempio, un turno notturno gratuito e in questo modo si riuscirebbe a riaprirlo. Perché è un peccato, dopo i 2 mesi del piano freddo, è un peccato che 70 persone siano dovute tornare per strada e comunque di nuovo ad arrangiarsi. Quindi se il problema è chi le gestisce, noi Associazione Culturale Clemente De Cesaris ci offriamo per 2 turni a settimana, chiaramente gratuitamente. Turni notturni, quindi dalle 8 di sera fino alle 9 di mattina. Poi ho preso contatti con l'Associazione Papa Giovanni XXIII, pure loro sono disposti a fare almeno una notte a settimana. Quindi a questo punto l'appello è rivolto a altre associazioni, ma anche privati cittadini che vogliono dare un contributo fattivo, concreto, e provare a riaprire questo dormitorio. Lei di giorno fa l'insegnante e di sera, ormai li conosce quasi tutti, va a prendere i senza tetto e li va a accompagnare nei dormitori. La domanda è, ma chi glielo fa fare? No, vabbè, è nata qualche anno fa questo impegno, poi è venuto spontaneamente perché chiaramente tutto è partito dal quartiere Ancitelli, iniziare a fare volontariato lì, anche con Erika Greco, la nostra vicepresidente, e poi chiaramente da Ancitelli il problema dei senza tetto, eccetera, e quindi è venuto spontaneo iniziare a fare qualcosa. Poi è un'attività che dà anche le sue soddisfazioni. Quindi io invito altre persone, non serve un impegno totale tutti i giorni, però scegliersi un turno secondo me è una dimostrazione concreta di solidarietà. Oltre al numero telefonico che avete visto c'è anche il profilo Facebook di Andrea De Miglio per avere ulteriori informazioni. E rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango.